Pasqua di viaggio per le rappresentative pugliesi impegnate dal 21 al 26 aprile con il trofeo delle regioni Kinder più Sport che si disputerà a Rimini e in altre località della Romagna. Inserita nel girone C, la selezione maschile classe 2000 esordirà contro la Liguria lunedì alle 17 a San Marino per poi misurarsi nei giorni seguenti contro Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Dopo il raduno di Monopoli e il saluto del comitato FIP Puglia all'auditorium musica d'attracco, i ragazzi sono pronti a misurarsi nella manifestazione, come pure sottolineano il referente tecnico territoriale Alessandro Lotesoriere e l'allenatore Cosimo De Vita. È importante partire con il piede giusto sia perché crediamo di potercela giocare con la Liguria, sia perché iniziare con una vittoria poi è sempre un carburante in più per il prosieguo del torneo. I ragazzi sono pronti, sono carichi, abbiamo fatto un'ottima due giorni qui con due allenamenti e un test amichevole con l'Under 15 d'eccellenza del Mula. Questa mattina abbiamo raccolto gli ultimi dati e le ultime impressioni con lo staff e siamo pronti a questa avventura. È sempre stata la manifestazione di settore giovanile più bella, più intrigante, più affascinante che la Federazione Italiana possa presentare appunto nel palcoscenico del settore giovanile italiano. Noi rappresentiamo la Puglia e, come ci auguriamo per il lavoro svolto, per quello che abbiamo fatto in questi mesi, e proveremo a mandare quanto più su il nostro gruppo, i nostri ragazzi, consapevoli sicuramente di poter far bene. Ci vorrà anche sicuramente un minimo, un pizzico di fortuna affinché questo si possa incastrare, e mi auguro, insomma, al rientro che di noi si sia parlato anche dal punto di vista del comportamento, perché sono ragazzi straordinari anche da questo punto di vista, che si possa dire che la Puglia quest'anno ha fatto un ottimo lavoro. Le aspettative sono tante, sono importanti e vorremmo che si verificasse, insomma, quello che nelle nostre corde siamo sicuri di poter fare. Esordio mattutino invece per la selezione femminile delle classi 99-2000 che dalle 9.30 debutterà a Bellaria contro Trentino Alto Adige. Toscana e Sardegna, le altre avversarie del girone C. Ecco le sensazioni degli allenatori Antonio Alba e Mattia Consoli. Non abbiamo aspettative, non abbiamo obiettivi, il nostro obiettivo è migliorare giorno per giorno, partita per partita, cercando di insegnare ancora una volta a queste atlete quanto sia importante partecipare a un torneo di questa, un trofeo di queste caratteristiche, consci del fatto che rappresentiamo una regione, rappresentiamo tutte le società, rappresentiamo tutte quelle altre atlete che nel corso degli anni non hanno potuto far parte delle 12, ma che hanno dato un grande sostegno a tutto il settore. Non è una selezione ma una squadra, le cose che ci siamo detti dopo il torneo Fabbri le ripetiamo: è un gruppo che è unito, gioca insieme, si diverte e soprattutto sanno aiutarsi nei momenti di difficoltà, quindi il torneo si baserà soprattutto su questo: sapersi aiutare nei momenti di difficoltà e sapersi sostenere nei momenti felici per incrementare ancora ulteriori vantaggi. Sarà il nostro obiettivo e cercheremo di farlo. Tutto qua.